Come sapete, lo scorso luglio a Roma ho registrato un bel po' di video con i miei amici Lingotubers e il video di oggi fa parte di quella serie di video, è uno degli ultimi, ve lo prometto. Nello specifico è una continuazione, una seconda parte di un video che ho registrato 2 anni fa con la mia amica Giulia a Milano, è uno dei video più guardati sul mio canale. In quel video parlavamo di come in soli 2 anni e mezzo avesse raggiunto un ottimo livello in italiano. Bene, dopo altri 2 anni abbiamo fatto il punto della situazione. Ma prima di entrare nel vivo del video vediamo anche qualche bel posto di Roma che probabilmente conoscete. Incominciamo! Sarà forse uno degli edifici più fotografati della storia, ma è sempre incredibile vederlo di persona, l'effetto che fa pensare che questa cosa stia in piedi da 2000 anni. Non ho molto da dire sul Colosseo, cioè... il Colosseo è il Colosseo. Erano tanti, troppi anni che non andavo a Roma. Non vi dico quanti esattamente perché francamente me ne vergogno un po', però provate a indovinare nei commenti. Tornando a Roma, dopo molto tempo mi sono ricordato del motivo per cui così tante persone la visitano. Roma è semplicemente una città unica. Per rendersene conto basta guardare queste immagini. Guardate il Foro Romano, guardate il Colosseo, l'Altare della Patria. Non credo siano necessari commenti o spiegazioni. Visto che ho passato il resto del tempo a registrare video e socializzare con gli altri Lingotubers, ho avuto solamente 3 orette di un pomeriggio per fare un po' di turismo. Qui sono alla celebre Fontana di Trevi, immancabile. Cosa? Succede anche questo, suppongo. Qua ho trovato un'altra strada tranquilla, mi piace molto trovare queste strade tranquille perché, come dire, sono un'oasi di pace in mezzo al traffico e al fiume di persone costante. Palazzo Chigi, sede del governo italiano. Palazzo Montecitorio, sede del Parlamento nazionale. Questo è Palazzo Madama, ovvero il Senato della Repubblica. Ed eccomi in un altro luogo che potreste riconoscere. Vediamo se lo riconoscete. Il Pantheon. A proposito, voi siete mai stati a Roma? Scrivetemelo nei commenti. Visita il nostro temporary store qui a fianco. Ma che cazzo di senso ha temporary store? Ed eccomi qui in Piazza di Spagna con la famosissima scalinata e qua vediamo anche le persone. Oh, ma c'è Giulia, ma non è possibile! Che coincidenza! Oh, wow! Davide, sono così contenta di rivederti dopo 2 anni! Dopo due anni? Sì, proprio per caso! Totalmente per caso! Wow! Prima non ho detto che venivo a incontrarti. Dunque Giulia, siamo qui per fare un aggiornamento a uno dei video più guardati, più visti su podcast italiano. Senti la pressione in questo momento? Tantissima, in realtà forse non lo giriamo questo video, Ok, non lo giriamo, ok. Tu adesso da quanto tempo è che impari l'italiano? 4 anni? Sono poco più di 4 anni. Ok, cos'è cambiato rispetto ad allora? Rispetto a 2 anni fa? Sì. Se non mi sbaglio, in quel video stavo per fare l'esame del C2, uh-huh. E l'ho fatto. E com'è andato? Bene, l'ho superato, quindi adesso il mio C2 è confermato. Abbiamo anche un podcast su questo argomento. Esatto, andatelo a recuperare. Ho seguito il mio consiglio, dicevo andate all'estero per imparare la lingua, per studiare la lingua. Terzo consiglio, andare all'estero. E adesso sono in Italia, quindi mi sono trasferita in Italia per un anno per fare volontariato. Poi ho cominciato, proprio dopo aver girato quel video, ho cominciato ad insegnare l'italiano, quindi ho preso il mio primo studente e poi da gennaio del 2020 ho cominciato a insegnare l'italiano ai gruppi e questa cosa ha cambiato il mio rapporto con l'italiano, il mio italiano. In realtà questa cosa ha cambiato tante altre cose nella mia vita. Non ci credo, no, che,
Se sul serio lo becco qua. Perché? Ti ho anche nominato in un mio video sui dialetti italiani, Riforma e Progresso. Riforma ti ho anche progresso? Messo il link sotto, sì. Che figa, ma che... pazzesco. Grande comunque, grande, grandissimo. Bene, dai, un piacere. Come faccio? Ciao. Ciao, complimenti. Ciao. Bene, andiamo al prossimo luogo, fai strada. Andiamoci. Tu che sei di Roma, fai strada. Andiamo di là. Ok. Cioè, scusa, fammi capire, tu, questa è la tua power bank. Sì. Un computer portatile. Sì. Che ti posso dire? Tappa numero 2, Piazza Navona. Sicuramente ho detto che per parlare bene bisogna parlare spesso. Parlate con qualsiasi persona che ci sia disponibile. E ritengo che sia giusto, darei lo stesso consiglio. Ok. Però, c'è un però, bisogna parlare cercando di inserire nel nostro discorso ciò che sentiamo e ciò che leggiamo, perché non basta semplicemente parlare, perché se avete un B1, un B2, voi potete usare sempre le stesse strutture, non avere nessun problema, esprimervi in maniera abbastanza scorrevole, eppure non avere un livello molto okay. alto, un vocabolario molto vasto. Quindi cercare di usare attivamente le strutture e le parole che si incontrano nelle sì, proprie... Sì, però senza impazzire. Senza per esempio, impazzire. Che ne so, ho trovato 5 espressioni interessanti okay. che vorrei cominciare ad usare. Ok. Cerco di, la prossima volta che parlo con qualcuno, usare almeno 3 di queste espressioni, cercare di appunto renderle nostre. Come ho detto, ho seguito il mio consiglio di andare all'estero, però capisco che in realtà dovrei aggiungere dei dettagli. Andare all'estero aiuta molto, ma la vostra lingua, se crescerà o meno, dipende dal tipo di esperienza che volete fare okay. all'estero. E quindi che tipo di esperienza bisogna fare all'estero? Ce lo dici adesso o nella prossima tappa? Ve lo dico adesso. Ok. Anche nella prossima tappa. Quindi dicevamo. Dicevamo che a seconda dell'esperienza che fate all'estero migliorate significativamente. Significativamente? No, dobbiamo rifare. A seconda delle esperienze che fate potete migliorare la lingua significativamente o non migliorarla quasi affatto o anche peggiorarla, perché allora io faccio volontariato e comunico quotidianamente con delle ragazze che non sono italiane. E quindi io tendo a prendere delle brutte abitudini linguistiche. Mm. Quando per esempio loro usano una parola spagnola, italianizzata, e io penso, forse una parola italiana che non conosco. Poi si scopre che non esiste una parola italiana così. Oppure se fate l'Erasmus, per esempio, è probabile che parlate sempre l'inglese. Invece se venite in Italia a lavorare o a studiare all'università italiana, in queste occasioni sì che migliorate di molto la vostra lingua italiana. Il consiglio di andare all'estero è sempre valido, però, come ho detto, dipende molto dal cerchio sociale in cui vi troverete una volta vi trasferite in Italia. Mi sono appena reso conto di aver per la prima volta messo piede in uno stato straniero, credo dai tempi precedenti al lockdown. Siamo nel Vaticano. Vaticano! E siamo alla quindi nostra occorre ultima parlare tappa. La quindi lingua latina. Esatto. Smettiamola di parlare l'italiano. Esatto. Io non parlo il latino, quindi. Non intelligis linguam latina. Intelligis? Vogliamo parlare di fonetica? Di fonetica? Sì, perché adesso tu parli un po' come una romana, almeno alcuni tratti li hai già. A prendere un po' di suoni romani, ho notato di intonazioni. Che la S intervocalica inizia a dire casa, cosa, caso. Sento che inizia dire alcune sh al posto di ch tra vocali. Sì, perché mi piace un sacco. Mi piace da morire. Ti piace? Sì, mi piace. Ti piace. E ovviamente parlando con gli italiani che vengono a Roma, che sono di Roma quotidianamente,
comincio ad avere le stesse intonazioni che hanno loro. Uh-huh. E questa non è una cosa su cui... Cosa? Non è una cosa su cui lavoro, ma è una cosa che semplicemente ormai mi viene naturale, e credo che più tempo passo in Italia, più tempo passo a Roma, più romano diventerà il mio italiano. Uh-huh. E poi mi piacerebbe un sacco imparare proprio il dialetto, che non è così diverso, così distante. Uh-huh. E quindi sì, questo è un aspetto a cui in realtà non avevo pensato quando abbiamo registrato quel vecchio video, però che sto notando molto in questi giorni facendo questa esperienza. L'accento è come una traccia, secondo me, che ti lascia un luogo. Se tu vivi in un luogo per molto tempo, quel luogo ti segna in tanti modi, ma anche nel modo in cui parli. L'ultima volta hai dato dei consigli. Vuoi darne di nuovi? Vorrei dare due nuovi consigli, che in realtà forse non sono così pratici come i consigli che ho dato nel video precedente. Credo che sia importante non smettere mai di incuriosirsi della lingua, anche se la conoscete molto bene, anche se la parlate in maniera scorrevole. Cercate di comunque notare delle cose che forse non fanno ancora parte della vostra lingua italiana, o che ne so, se siete sull'autobus, sentite un modo di dire strano di una persona che sta parlando al telefono, fateci caso, forse anche voi potrete usare questo modo di dire. O se non siete in Italia, guardate un film, ascoltate una canzone, cercate sempre di notare dei piccoli particolari che rendono in questo caso la lingua italiana unica e che possono arricchire la vostra lingua italiana. E il secondo consiglio è legato in un certo senso al primo: cercate di andare sempre oltre. Voglio dire che lo studio non finisce mai, e anche se registriamo questo video per mostrare che sono brava, so parlare l'italiano bene, tutto questo, ovviamente io non credo di essere perfetta e credo di non smettere mai di imparare la lingua italiana, perché c'è sempre qualcosa da migliorare, c'è sempre qualcosa da scoprire, e quindi non smettete di sfidarvi. Cioè, so che qualcuno forse ha problemi anche a livello intermedio, ma c'è anche qualcuno che dice: ah sì, in realtà basta così. Io non credo che ci sia un momento in cui possiamo dire basta così, ma dipende questo, forse da persona a persona. Sì, volevo dire che questo è anche qualcosa che mostra il mio lato da nord linguistico. Però sì, credo che sia bello cercare di sfidarsi sempre con le lingue che conosciamo anche molto bene. Allora, grazie. Grazie, grazie per... a voi per aver visto quel vecchio video e per aver visto questo nuovo video. E faremo un aggiornamento dopo 6 anni, non lo so, quando vorrai. Beh, secondo me dopo 6 anni peggiorerà se non continuo a vivere in Italia. Allora, grazie ancora. Grazie, ciao. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ciao. Ciao. Se vi interessa che io faccia una diretta su YouTube con Giulia, scrivete un commento e lasciate un mi piace a questo video, così capirò che vi interessa. Ringrazio come sempre tutti i membri del mio podcast Italiano Club per il sostegno. Il club è un posto dove potete sostenere questo progetto e ottenere un sacco di bonus esclusivi in cambio. Non li elenco nemmeno tutti perché sono tantissimi, ma andate a dare un'occhiata al club su Patreon se vi può interessare. Grazie per il sostegno ai membri e a voi per aver visto questo video. Alla prossima, ciao!